Benvenuti a questa nuovissima puntata di Tax Show Live. Ricordiamolo, una trasmissione fatta da imprenditori per imprenditori. Allora, come potete vedere, oggi abbiamo davvero un ospite eccezionale. Abbiamo con noi l'onorevole Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanza. Quindi diciamo un ospite assolutamente importante per poter analizzare tutte quelle che sono le novità da un punto di vista fiscale, di riforma. Parleremo chiaramente anche delle problematiche delle rendite catastali e cercheremo di affrontare anche le ultimissime novità, perché ricordiamolo che il 15 luglio, quindi ormai manca davvero poco, dovrebbe entrare in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa. Questo porterà con sé tantissimi cambiamenti per gli imprenditori e devo essere sincero, ne stiamo già parlando poco fa con l'onorevole, ci sono alcuni aspetti che dovrebbero essere analizzati in maniera molto approfondita. Allora, come al solito, durante questa trasmissione ci accompagna l'avvocato Simone Forte, chiedo alla regia di farlo entrare. Regia? Ciao Carlo, benvenuti a Tax Show Live. Ciao Simone. Allora, devo dire la verità, oggi un ospite davvero eccezionale, in particolar modo per gli imprenditori che ci seguono. Simone? Sì Carlo, diciamo che normalmente noi abbiamo come ospiti grandissimi giornalisti, quali ovviamente danno delle opinioni personali su quello che accade dal punto di vista dell'attualità e dell'economia. Oggi invece avremo delle opinioni che poi vengono dall'esecutivo, dal governo e quindi che sono sicuramente opinioni personali ma che rispecchiano poi quello che il governo fa oggi e magari anche le scelte del futuro. Quindi andremo veramente nel concreto più del solito su quello che interessa ai nostri imprenditori. Allora Simone, io direi che potremmo far entrare anche Angelo Fasola, CEO di Trust Me Up. Ciao Carlo, ciao Simone, ben ritrovati. Ciao Angelo, allora prepara già la prima domanda perché lo sai che insomma la prima come rito sarà la tua. Allora Simone, velocemente, eccola insomma le slide di questa puntata, ormai siamo arrivati alla numero 75, un programma nato durante proprio la pandemia. Purtroppo dalla pandemia siamo passati al conflitto, però cerchiamo sempre di dare una spiegazione agli accadimenti per cercare di comprenderne poi le dinamiche da un punto di vista economico, finanziario e spesso e volentieri purtroppo fiscale per i nostri imprenditori. Qui ci sono un po' di ospiti delle puntate precedenti, mi fa sempre piacere farlo vedere. Simone, lascia a te il commento di questa slide che credo che sia anche il coronamento di tutte queste 75 puntate. Sì, diciamo che anche quest'anno siamo finiti sulla copertina di Forbes, ma questa volta diciamo come cover, quindi in veramente in prima pagina c'è la foto del mio amico fraterno Carlo, che insomma con cui condividiamo da tanti anni tante battaglie, e questo ci dà grandissima soddisfazione perché, come dicevi giustamente tu, Tax Show Live comincia con la pandemia e da quel momento c'è un mare in tempesta che noi cerchiamo di domare aiutando gli imprenditori. Speriamo che il mare si calmi prima possibile, ma nel frattempo noi daremo sempre tutto il supporto che dobbiamo alle persone che hanno, gli imprenditori che hanno bisogno di noi. Allora Simone, io credo che insomma oggi sia assolutamente importante far vedere anche quello che abbiamo cercato di scrivere in questi 2-3 anni. Sono degli strumenti che mai come adesso diventano fondamentali. Quindi come gestire le problematiche con il fisco da un punto di vista di Equitalia, da un punto di vista di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ricordiamo abbiamo avuto anche la prefazione di Oscar Giannino in uno di questi libri. Simone, diventano fondamentali perché noi anche con questa trasmissione riteniamo che l'informazione sia la base per ogni imprenditore di una scelta consapevole. Sì, vediamo che negli anni le norme cambiano sempre più velocemente, gli imprenditori sono sempre più disorientati, cioè nei momenti di difficoltà non sanno a chi rivolgersi e che strumenti attuare. Con la collana completa di libri che tu prima hai mostrato, invece l'imprenditore con una facile lettura, perché ricordiamolo che il linguaggio è molto molto diciamo favorevole a essere letto dagli imprenditori, quindi libri da leggere velocemente ma che danno quelle informazioni che poi servono per poter salvare la propria azienda, perché permettono di sapere cosa fare e dove andare, soprattutto per essere aiutati. Allora Simone, due parole su una grande novità proprio in funzione di quello che sta accadendo
da qui a ormai mancano 2-3 settimane, stiamo lanciando questo nuovo network di commercialisti proprio per aiutare gli imprenditori, perché riteniamo, insomma, questa è la nostra filosofia, la filosofia di Tax Show Live, che comunque siano effettivamente l'ossatura del nostro sistema produttivo. Sì, diciamo che forse oggi è quello che manca un pochino tra noi e gli imprenditori, quindi quell'anello di congiunzione che permette di filtrare gli imprenditori, appunto, che hanno bisogno di persone competenti, di professionisti competenti, e che spesso non ne conoscono perché magari anche i loro commercialisti, i loro professionisti non sanno bene come muoversi. Il nostro obiettivo con questo network è quello di informare prima di tutto i commercialisti, perché poi possano trasmettere le informazioni più corrette all'imprenditore e dargli gli strumenti per poter salvare la propria azienda. Allora, Angelo, Simone, ci siamo. Chiedo alla regia di lanciare la sigla. Simone ed Angelo, e con un pizzico di orgoglio vorrei far entrare l'onorevole Luigi Marattin. Regia. Benvenuto onorevole. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto. Benvenuto. Allora, come già anticipavamo prima, insomma, di andare in diretta, Angelo, chiederei a te di fare la prima domanda per il nostro ospite. Con piacere, con piacere. Io, come sempre, inizio con una domanda molto ampia e molto, diciamo, di alto livello, per poi calarci un pochettino. Parto dalla missione, diciamo, del nostro Presidente del Consiglio la settimana scorsa in Ucraina, dove, tornando, quindi conferma, no, la difesa della pace, conferma comunque l'appoggio all'Ucraina nella difesa della pace, e nel frattempo il problema dell'energia però avanza al punto che Gazprom qualche giorno fa addirittura ha dichiarato, il 17 credo, ha dichiarato che per l'inverno ci si aspetta un taglio del 50% delle forniture con ulteriori aumenti. E quindi la preoccupazione o la riflessione che le chiedo è: ma questa situazione bellica, che comunque sembra che si protrarrà nel tempo, come condizionerà ulteriormente la nostra economia? Perché se è vero che dimezzano le quantità di energia e aumentano molto i prezzi, a far la spesa, dico io, di tutto questo siamo ancora più noi, insomma, di chi sta facendo la guerra. Ecco, perché alla fine, se io vendo la metà, al doppio, al triplo, alla fine chi ci rimette siamo ancora noi che acquistiamo e che difendiamo la pace. È così oppure è un'interpretazione sbagliata, un'interpretazione un po' popolare? No, ahimè, è uno dei casi in cui l'interpretazione, come dire, istintiva è abbastanza vicina alla realtà. Del resto, quando ci si mette in situazioni particolari, in questo caso una dipendenza molto forte dal gas russo, all'inizio delle ostilità più del 40% delle importazioni di gas venivano dalla Russia, quando ci si mette negli ultimi decenni, perché è un processo che è durato decenni, si è molto accelerato negli ultimi anni, ma le nostre errori di politica energetica risalgono almeno a metà degli anni Ottanta. Quando ci si mette in quelle situazioni, poi dopo non è che ne vieni fuori con una bacchetta magica, perché se il tuo principale fornitore impazzisce, se vogliamo chiamare così la scellerata sequenza di azioni di Vladimir Putin, poi i problemi te li devi beccare tutti, non esiste una soluzione immediata. Il governo che cosa ha fatto? Intanto ha detto: beh, cerchiamo di ridurre quel 40% che si è già ridotto, cercando di diversificare il più possibile le nostre fonti di approvvigionamento energetico a 360 gradi. Il Qatar, avete visto l'accordo fatto da Eni qualche giorno fa, gli accordi con l'Algeria
per raddoppiare o aumentare la portata del gas importato da lì tramite i tubi che arrivano a Mazara del Vallo, stessa cosa con l'Azerbaigian per il TAP, il rigassificatore di Rovigo, le due navi di rigassificatori galleggianti noleggiate da Snam, l'accelerazione delle rinnovabili, eccetera, eccetera. Il ministro Cingolani ci dice che però l'affrancamento della dipendenza del gas russo non arriverà nel 2024, il che vuol dire che se prima Putin fa qualche gesto avventato come quello che lei ricordava, noi sicuramente continueremo ad avere dei problemi. Ragion per cui, di fronte a cui poi l'economia è muta, perché questo è uno shock che viene evidentemente dalla geopolitica, quindi è ancora più prioritario cercare, come tutti vogliamo, anche per ragioni non economiche, ma perché lì banalmente stanno morendo delle persone, che questa situazione bellica venga al più presto ricondotta alla normalità, perché altrimenti, come dire, non c'è una bacchetta magica. Gli shock sul lato dell'offerta, soprattutto sulle materie prime importate, non esiste, come si è visto negli anni 70, una bacchetta magica in grado di risolvere istantaneamente il problema. Però, onorevole, ero proprio stamattina con un imprenditore che era un autotrasportatore, no? E ha visto che negli ultimi giorni, nonostante le misure che il governo ha attuato, quindi di modifica delle accise, di taglio delle accise, che il prezzo della benzina sta aumentando, è arrivato di nuovo sopra i 2 euro. Nel concreto, cioè proprio nei prossimi giorni, io ho anticipato insomma che saremmo stati con lei, mi ha chiesto, ma nei prossimi giorni ci sarà un cambiamento, cioè farete un altro taglio delle accise, cioè ci sarà la possibilità di vedere scendere un pochino almeno il prezzo del carburante, perché veramente lo vedevo molto molto preoccupato insomma. Ma intanto bisogna sempre fare il controfattuale, cioè dove sarebbe ora il prezzo dell'energia se il governo non fosse intervenuto. No, assolutamente, assolutamente. Altrettanto vero che i prezzi così sono insostenibili. Come sapete, il 1 luglio scadono le misure che abbiamo messo in atto, che, lo ricordo, sono costate già decine di miliardi alle casse pubbliche. Io faccio parte di costoro, ma penso veramente che siamo la totalità che credono che entro fine giugno serva un intervento per prorogare questi sconti, se possibile anche rafforzarli, perché è evidente che sulla parte più viva della nostra economia, famiglie, imprese, eccetera, questi prezzi perpetuati ancora a lungo possono fare veramente male. Quindi io spero e credo che entro fine giugno ci possa essere un rinnovo e magari un potenziamento di queste misure. Quello che mi chiedevo io, ma secondo lei è solo un problema, diciamo, della guerra, o come credo io le anticipo quello che credo io, che ci sia anche comunque una fortissima speculazione, diciamo, su questa crescita delle materie prime, e se c'è un modo per fermarla, per cercare di, diciamo, di attutire quella speculazione, magari con dei provvedimenti contro chi poi si approfitta di questa situazione? Allora, guardi, è veramente la domanda che tutti dovremmo farci tutti i giorni. L'unica certezza è che no, la guerra non è la causa, perché questo trend è iniziato ben prima della guerra. Quindi, però l'altra certezza è che la guerra lo sta perpetuando e lo sta aggravando. Ma la vera domanda di perché a un certo punto abbiamo visto innalzarsi i prezzi delle materie prime e dell'energia, mi creda, è una domanda che non ha ancora una risposta chiara. Quella più convincente, proprio da economista, è che venendo da un anno e mezzo almeno di congelamento di domanda e offerta globale, poi a chiazze in giro per il mondo, ma diciamo sono almeno un anno e mezzo, 2 anni che il mondo è rimasto congelato come domanda e come offerta. Quando la pandemia ha iniziato a rallentare, la domanda si è scongelata molto più velocemente dell'offerta, su cui persistevano colli di bottiglia, strozzature, distruzione permanente di attività che non hanno più riaperto, distruzione delle filiere globali, le global supply chain, e quindi, come si sa, come dire, sanno tutti, quando la domanda cresce più dell'offerta, quello che succede è che i prezzi aumentano. Questo è quello che probabilmente è avvenuto, ma io faccio parte di coloro che credono che non spiega tutto. Probabilmente la Russia ha iniziato a ridurre alcune forniture di gas anche prima di magari carri armati in Ucraina.
ma anche questo, diciamo, non spiega tutto. Quindi è una domanda interessante, forse lo capiremo, come sempre accade in economia, fra un po', che cosa esattamente è successo. Io faccio parte di quelli invece che sono molto più cauti nell'incolpare la speculazione, che è un colpevole comodo, come dire, no, la speculazione, si immagina uno con un cappuccio, complotto, però poi vieni al punto e si fa fatica a trovare evidenza. Che cos'è la speculazione? La gente ha fatto contratti a lungo termine, poi si è coperta con dei semplici derivati, come ormai fanno quasi tutti, ahimè l'hanno fatto anche i comuni italiani ormai un paio di decenni fa. Quindi anche lì è un comodo colpevole, ma poi quando viene al punto, dice, senti, ma fammi capire, fammi un esempio di un cattivo speculatore che mi sta facendo alzare il prezzo alla pompa, e lì siamo tutti un po' in difficoltà a identificare esattamente questo cattivo chi è e come ha fatto. Quindi è una questione ancora aperta che, prima di discutere, sarebbe bene che chi di dovere riuscisse a capire esattamente in giro per il mondo che cosa è successo. L'unica cosa che sappiamo in più è che in America invece l'inflazione è soprattutto un'inflazione di domanda, cioè lì sono stati pompati miliardi e miliardi di dollari di stimoli monetari e fiscali, e quindi è una sana inflazione a domanda. Qui da noi in Europa invece per più di due terzi è un'inflazione di offerta di energia e materie prime, la cui causa, ripeto, se vi dovessi dire sappiamo esattamente tutto, vi direi una bugia. Onorevole, ovviamente in Italia sembra che siamo sempre con la coperta corta. Cosa intendo dire? Nel senso, mai come adesso ci sarebbe bisogno, ma è un problema insomma che abbiamo da diversi anni, di una riforma fiscale vera e seria. Riforma fiscale che ha bisogno ovviamente di risorse economiche. Risorse economiche però che, come giustamente stava sottolineando lei prima, già stiamo utilizzando anche per ridurre ad esempio il costo della benzina. Si parla tantissimo ovviamente del problema del cuneo fiscale, quindi lo dico per chi ci segue, traduciamo in maniera semplice la differenza fra il costo lordo, quindi che paga un imprenditore, un dipendente, e quanto poi arriva in maniera definitiva in busta paga netta. Questa differenza è stata stimata proprio qualche giorno fa dal Sole 24 Ore intorno al 60%, considerando tutte le tasse e tutti i contributi, quindi sia le tasse che paga l'azienda, le tasse che paga il dipendente e ovviamente i contributi. C'è una proposta di queste ore di Confindustria che, vabbè, insomma, una proposta che tanti stanno ovviamente ascoltando, dove si vorrebbe ridurre almeno per 3-4 mesi, quindi per il periodo estivo, questo cuneo fiscale. Cosa ne dice come ovviamente proposta una tantum, e se invece può essere fatta una considerazione, ricordandoci la coperta corta, per qualcosa di più strutturale? È una domanda difficile, proverò a contenermi in un paio di minuti, ma rischio di parlare due ore, quindi fermatemi voi. Allora, molto brevemente, intanto no, sono contrario a operazioni una tantum. Già abbiamo fatto questi 200 euro una tantum nel mese di luglio per 35 milioni di italiani, finanziati con la famosa tassa sugli extra profitti. Basta così, cose una tantum non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una riduzione seria del cuneo fiscale. Poi arrivo anche a questa parola che vorrei bandire dal vocabolario, provo a spiegare perché. Le stime, sì, insomma, le stime OCSE sono sul 46,5%, insomma, in ogni caso sono cifre molto alte, siamo al quinto posto in Europa. Perché voglio bandire cuneo fiscale? Perché quello che diceva lei, la differenza fra quanto costa un lavoratore all'azienda e quanto gli arriva in tasca, in realtà è in parte dovuto alle tasse, come stava correttamente dicendo lei, e in parte ai contributi, ma sono due cose diverse queste qui. Quindi io lo vorrei chiamare cuneo fiscale nella parte tasse, cuneo contributivo nella parte dei contributi. Per dire, sei pignolo? No, perché sono due cose diverse. Se voglio agire sulle tasse, sto parlando della riforma fiscale. Se voglio agire sui contributi, sto parlando, passatemi l'avverbio semplicemente, ma perché lì basta avere i soldi, diciamo, di un abbassamento dei contributi, come è stato fatto per il solo 2022 quest'anno, con la diminuzione dello 0,8% dei redditi fino a 35.000 euro. Quindi intanto bisogna capire quale delle due parti voglio affrontare. Confindustria dice solo i contributi. Io credo che, come abbiamo fatto quest'anno, che già per 8 miliardi col primo tempo della riforma IRPEF e IRAP in legge di bilancio, penso bisogna parlare anche della componente fiscale. Ma mettiamoci d'accordo su quale delle due vogliamo fare. E infine, sempre per non parlare troppo, le risorse.
su questo un minuto me lo prendo, perché se non ci capiamo su questo, signori, non andiamo a nessuna parte. L'anno scorso, vi racconto in un minuto e mezzo questa storia, nell'autunno scorso, quando si è fatta la NADEF, la nota aggiornamento al DEF, una serie di circostanze irripetibili hanno fatto sì che noi avessimo da spendere 23 miliardi all'anno senza doverli trovare. Cioè, le spese del Covid inferiori al previsto, l'economia nel 21 che è cresciuta più del previsto, tutta una serie di cose hanno fatto sì, la BCE che comprava, che addolcendo un po' il rientro del deficit in piena sicurezza dei conti pubblici, dovevamo spendere 23 miliardi all'anno per i prossimi 3 anni senza doverli trovare. E quando mai è capitato o ricapiterà? Era una regola. Oddio, ma mai vista una cosa del genere, no? Perché con Draghi che rassicurava tutto, ed era vero ovviamente. Allora ho detto, cavolo, sono andato a Palazzo Chigi e al MEF a dire, bene, togliamo quello che serve per i vaccini, perché eravamo ancora in una fase in cui servivano 2-3 miliardi, quello che sono, il resto mettiamoli tutti, alcune fiscale o contributivo e o contributivo, perché non ci ricapita più di avere 20 miliardi da poter spendere senza doverli trovare e senza preoccuparci del deficit che aumenta. Risposta: se sono d'accordo i partiti di maggioranza, va bene. E io lì tornai a casa, aprì una bottiglia di champagne, tu è fatta. Chi è il partito che sarà contro questa cosa? Sono 30 anni che ci fanno la testa così, con meno tasse, meno tasse, meno tasse. Facciamo la riunione a Palazzo Chigi col presidente, non svelo nessun segreto. Io tutto pronto, bello, contento, felice, saranno tutti d'accordo. Cominciano. A me servono i soldi anche per il reddito di cittadinanza. Lo sapevo che rispondeva così. Aspetti, aspetti, c'è sempre tutti, poi senza nomi, immaginate voi i nomi. Quell'altro fa, a me servono i soldi per quota 100. Quell'altro fa, a me servono i soldi per super bonus. Quell'altro fa, a me servono i soldi per le assunzioni. Quell'altro fa, a me servono i soldi per la riforma degli ammortizzatori sociali. Risultato, alla riforma fiscale di miliardi ne abbiamo messi 6 su 23 che potevamo metterli, che sommati ai 2 che c'erano già in bilancio hanno fatto quell'intervento da 8 miliardi di cui parlavo. Ma siccome sul cuneo, sia fiscale che contributivo, o ci metti 20 miliardi o la gente non se ne accorge neanche, la mia domanda con la quale vi lascio è: perché solo un partito, non sono qui a fare campagna elettorale, anche se sapete qual è il mio partito, ha proposto di buttare il cuore oltre l'ostacolo e approfittare di quell'occasione irripetibile per mettere 20 miliardi su ridurre le tasse, e gli altri invece avevano tutti famiglia? Salvo poi, appena ci sono le elezioni, farvi una testa così dicendo no, le tasse, le tasse, le tasse. Quindi capite che questa discussione sulle risorse mi lascia un po' perplesso. Se neanche quando ci capita l'occasione riusciamo a dire, signori, stavolta va tutto alle tasse, e allora stiamo prendendo in giro gli italiani, no? Perché adesso si appunto campagna elettorale, tutti meno tasse, meno tasse. Sì, ma quando hai avuto l'occasione, perché le hai voluti spendere in altro modo? Questa è la domanda che mi aspetto qualcuno faccia a qualche mio collega. Ma infatti, onorevole, sinceramente, ovviamente non è materia nostra, nel senso non vogliamo entrare poi troppo in verticale, ma sicuramente condividiamo l'idea che quando c'è un'occasione, e per quello poi tornavo al problema della coperta corta, quando si presenta un'opportunità andrebbe scelta un solo tipo di azione, che sia l'IRAP, che sia il cuneo fiscale contributivo, qualunque esso sia, ma che giustamente, ed evidenzio di condividere al 100% quello che lei diceva. O si fanno azioni che poi si sentono nelle tasche degli imprenditori o dei dipendenti o delle famiglie, oppure è inutile continuare a dividere chiaramente da 1 miliardo di qua, 1 miliardo di là, che serve solo a spenderlo da un punto di vista elettorale. Elettorale, certo. Purtroppo questo è il grande problema che noi riscontriamo come utenti, tra virgolette, nel senso perché non si è mai incisivi, ma qualunque lato sia, cioè sale la sinistra, decidete quale per voi sia la bandiera, utilizzate le risorse, ma che ci sia un impatto comunque su almeno la platea che avete scelto. Dall'altro lato, il centrodestra, ovviamente, in un governo come quello che stiamo vivendo adesso, diventa tutto estremamente più difficile. Lascio ad Angelo una domanda. Ma era una conseguenza di quanto stavamo dicendo, no? Lei ha detto abbiamo
avevamo una grande occasione, no? Quella di poter incidere sul cuneo fiscale, così chiamato, perché eravamo liberi di farlo. Non sento più parlare molto, ma probabilmente è lì che sotto la brace, di come andrà a finire l'utilizzo di questo grande montagna dei fondi che sono il PNRR, che ormai siamo addirittura d'arrivo, insomma, dovremmo iniziare ad arrivare e dobbiamo iniziare ad utilizzarli. È possibile pensare che questo sostegno dia anche una mano da qualche punto di vista alla pressione fiscale? Lo utilizzeremo tutto in altri ambiti e soprattutto la sua opinione su come è stato previsto l'utilizzo del PNRR? Mi fate tutte domande da un'ora e mezza ciascuno, però provo. PNRR, no, non so, quelle risorse non possono essere. Fino ad ora è stato veramente perfetto. Sono violentato, però. Dunque, le risorse PNRR non possono essere utilizzate per ridurre la pressione fiscale. Nel PNRR c'è qualcosa per il fisco, ad esempio gli obiettivi di riduzione dell'evasione, il che mi porta, ci arriviamo indirettamente, io ho presentato una proposta di legge per dire, ma scusate, ma siamo almeno d'accordo che i soldi che recuperiamo dalla lotta all'evasione vadano tutti a ridurre le tasse? Perché adesso non è così. Non mi sogno di spiegarvi la technicalities per cui non è così, ma non è così. Io ho presentato appunto 2 settimane fa una proposta legge a mia prima firma, ma l'hanno firmata quasi tutti i partiti, dicendo, sentite, almeno quelli che recuperiamo dall'evasione vadano lì e guardate che rischiano stavolta di essere dei bei miliardi, perché ora cominciano a entrare tutti gli effetti della fatturazione elettronica, eccetera. Però ecco, il PNRR no, PNRR ha le 6 missioni che conosciamo, non siamo ahimè in dirittura d'arrivo, perché come sapete ogni 6 mesi, c'è un esame semestrale questo, questi ogni 6 mesi vengono, l'hai fatto quello che hai promesso? Sì, tieni i soldi. Non l'hai fatto? Saluti. E questa è la cosa che la politica italiana non ha capito. Cioè, molti di noi pensano che sia come i fondi strutturali, cioè è una cosa diversa. Questi arrivano, controllano che abbiamo fatto le cose per cui ci siamo impegnati a fare, sono 527 condizionalità. Se le abbiamo fatte ci danno ogni 6 mesi la rata, altrimenti ci mandano a quel paese. Cioè, detta come va detta. Quindi, e come siamo messi con queste? Ma nell'anno scorso abbiamo rispettato tutti e 52 gli obiettivi, perché erano tutti obiettivi preliminari, diciamo, di apparecchiamento della tavola, e l'abbiamo apparecchiata bene. Quest'anno a giugno scadono un'altra 50 di obiettivi che cominciano a essere un po' più seri e per cui siamo messi ancora abbastanza bene. Però vedete, man mano che va avanti diventa più difficile, perché man mano che va avanti devi mettere giù i chilometri di binari, devi aggiudicare gli appalti, devi fare la riforma che ti sei impegnato a fare, il DL di reconcorrenza entro dicembre, devi fare i decreti attuativi, dobbiamo ancora approvarlo alla Camera, la riforma del reclutamento degli insegnanti sta avendo qualche problema, perché sono cose che questo paese in realtà non vuole fare, ha detto di sì all'Europa pensando che l'Europa stesse scherzando, in realtà lì c'erano delle condizionalità vere. Io penso che siamo ancora messi bene, ma solo grazie al governo Draghi, che ha tenuto e sta tenendo la barra molto dritta. Se la cosa fosse stata lasciata in mano ai partiti, non è difficile capire come sarebbe finita questa storia. Ah, l'Europa matrigna, ci vuole male, ci ricatta, e potete immaginare cosa sarebbe successo in tempi in cui i rendimenti di mercato già stanno salendo per conto loro. Quindi barra dritta, il PNRR è l'occasione che abbiamo, sono 200 miliardi di euro, che non sono un regalo della Commissione europea, ma sono dei soldi per rendere la nostra economia più competitiva e più forte, a fronte dell'impegno di fare la nostra parte per farlo. Onorevole, allora, è stato davvero prezioso, però prima di lasciarla volevo farle fare un'ultima domanda, chiaramente, di quello che sta accadendo proprio nelle ultimissime ore. Simone, se volevi chiudere tu, poi salutiamo l'onorevole che è stato molto gentile. Sì, diciamo, parliamo un pochino di politica in generale, no? Abbiamo visto che negli ultimi giorni ci sono, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, c'è un po' di maretta, no? C'è questo scontro tra Conte e Di Maio, che pare finirà con una scissione, e pare anche che, diciamo, la volontà di separarsi di Maio dai 5 Stelle sia per una voglia di atterrare su un partito centrista che si starebbe formando
dove ci sarebbe un pochino, c'è Calenda e anche voi, quindi Italia Viva, quindi di entrare all'interno di un movimento centrista. Lei che ne pensa di questa situazione? Lo vedreste mai con un ex 5 Stelle come Di Maio? Guarda, nella vita si può sempre cambiare. Non mi ricordo chi scriveva qualche giorno fa che anche Bob Kennedy iniziò la carriera facendo il segretario della commissione McCarthy, quella che dava la caccia alle streghe dei comunisti, insomma. Ora, non voglio paragonare Bob Kennedy a Di Maio, ci mancherebbe altro. Però è evidente che un politico così giovane fa sicuramente in tempo a crescere, a cambiare. Io credo che comunque sia, bisogna riconoscere che il percorso di crescita che ha fatto, sta facendo Luigi Di Maio, è rilevante. Dopodiché, se chiedete a me, non può essere così facile, perché quando Di Maio è andato dai gilet gialli era il 2019, quando Di Maio ha detto che i dirigenti del PD dell'Emilia Romagna, qual ero io all'epoca, rubavano i bambini con l'elettroshock e se li vendevano, era il luglio 2019, neanche 3 anni fa, e potrei continuare, la via della seta, eccetera, sì, quando poi Atlantico. Ora, niente è per sempre, neanche un diamante probabilmente, quindi è evidente che tutto un politico così giovane può cambiare, però andrei piano a renderla così semplice, ecco, che sì, ho sbagliato, ora sono vestito bene, sono moderato, eccetera, andrei un attimo più piano. E però, venendo al punto, attenzione, perché questo partito di centro, che io non chiamo né partito né di centro, partito perché ci sono varie offerte politiche al momento che certo vanno, secondo me, consolidate. Non lo chiamo di centro perché io mi dichiaro, faccio outing, non riconosco più il segmento destra-sinistra. Non lo riconosco più. Altrimenti non si spiega perché Matteo Renzi, da segretario del PD, nel 2014 prende il 40% al grido di meno tasse, più concorrenza, e i sindacati e i magistrati non hanno sempre ragione, che erano battaglie di destra, e perché Lega e Fratelli d'Italia, oggi tolta l'immigrazione, fanno la battaglia della sinistra extraparlamentare degli anni 70. No al mercato, no alla concorrenza, sì al deficit, sì ai prepensionamenti, sì alla stampa di moneta, sì alle imprese pubbliche. Si è mischiato tutto, abbiamo due diverse faglie che dividono le offerte politiche. Quella che io vorrei contribuire a costruire è un'offerta politica riformista e liberal-democratica, dove non è il ricettacolo di chi non sa cosa fare, perché sennò sembra così, eh? C'è uno che non trova posto nelle due coalizioni, vabbè, io vado nel centro. No, devi definire un'idea di società che è liberal-democratica, con delle idee, con delle politiche, devi farti una carta di identità e poi devi costruire il consenso nel paese anche con una leadership. Non è che il grande centro è una buca in mezzo dove ci possono cascare tutti per passare un po' di tempo, ecco, questo bisogna... Non so se si ricorda una battuta della Dandini, no? Qualche anno fa, che parlava del grande centro alla TV delle ragazze, era... Sì, 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 è perché, per forza, perché molti sono nostalgici della Democrazia Cristiana in questo paese, ma la Democrazia Cristiana, fatemelo dire, apparteneva a un mondo che non può tornare più. La Democrazia Cristiana è stata l'ancoraggio atlantico di un paese col più forte partito comunista del mondo occidentale e che era cerniera fra est e ovest. È libro di storia questa cosa qua. L'ADC veniva tollerata anche in, insomma, in modalità di governo disinvolte perché garantiva l'ancoraggio solido al mondo atlantico in un paese di doppia frontiera est e ovest, sud del Mediterraneo. Tutta quella roba è finita il 9 novembre 1989 e da allora noi non abbiamo capito più chi siamo, non abbiamo saputo prendere in mano il nostro destino, decidere che democrazia essere, e sono passati 30 anni e ancora lo dobbiamo fare, perché cambiamo le leggi elettorali a fine legislatura come se fosse il codice della crisi d'impresa, può parlare. Cioè, lo rimandiamo, no, lo facciamo, cioè, invece sono i tratti essenziali di che tipo di democrazia vogliamo essere e che tipo di offerta politica vogliamo avere. Abbiamo prosciugato i manuali di botanica, è l'ulivo, è la quercia, è la margherita, è l'asinel, ma che è? Cioè, tu devi avere offerte politiche chiare, ancorate ai riferimenti internazionali, con cui giocarti la tua partita e la tua identità, non dicendo no, adesso io vado nel centro, faccio il centro, io faccio l'alleanza fra gente che non può stare insieme solo per prendere un voto più degli altri. Il commento più comune dopo le amministrative è stato: stiamo uniti, se no vincono quegli altri. Ma non è che si fa politica per non far vincere gli altri, si fa politica per affermare un'idea di società. E qual è l'idea di società che hanno le offerte politiche italiane oggi?
ecco, potrei andare avanti qualche ora, però spero di essere da uomo comune, che le prossime elezioni le vinceranno la coerenza, cioè tra quello che si dice in campagna elettorale e quello che si farà poi in futuro, perché basta promesse che poi... Ma c'è un problema però, che cioè, tu fai le promesse in campagna elettorale, loro ti votano e poi dopo devi dimostrare di essere coerente. No, però a volte le fanno talmente grosse le promesse che si capisce subito. Diciamo che nel 2018 dovrebbe aver insegnato parecchie cose. Vedremo, ecco, perché guardate che quello che è capitato nel 2018, le conseguenze le stiamo ancora pagando e le pagheremo comunque ancora per tanti anni. Allora, onorevole, è stato davvero un piacere averla qui con noi. Chiaramente ci farebbe molto piacere riaverla prossimamente, perché insomma ascoltare chi insomma presiede la commissione, vive da vicino questi temi che sono fondamentali per i nostri ascoltatori, sicuramente è qualcosa di utile. Grazie mille, onorevole, è stato gentilissimo e ci vediamo prossimamente. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Allora, Simone ed Angelo, chiaramente poi quando abbiamo ospiti così importanti che trattano temi da vicino, dominano e portano avanti quelle che sono chiaramente le idee che vanno a toccare effettivamente le tasche degli imprenditori, dei contribuenti, è sempre interessante avere un occhio di riguardo per poter parlare sempre di più. Simone, ricordiamo che però ne stiamo giusto accennando poco fa con il nostro ospite, l'onorevole Marattin. Il 15 luglio è una data importantissima. Ricordiamolo, ormai siamo alle soglie di questo cambio epocale. Vorrei fare però prima un passo indietro, Simone, per poi affrontare quello che secondo noi invece è un tema assolutamente rilevante, che forse una sola ora insieme a Marattin non sarebbe bastata da affrontare. Allora, facciamo un passaggio indietro, Simone. Le novità comunque che stanno per arrivare il 15 luglio positive. Quindi una gestione della crisi d'impresa non più con una logica di fallimento, quindi di penalizzazione dell'imprenditore, invece io direi comunque con una logica un po' più americana, Simone, nell'ottica di salvaguardare l'azienda e tutto quello che riguarda il tessuto sociale. Sì, diciamo che il 15 luglio sarà sicuramente una data epocale, ma quello che tu descrivevi, quindi un cambio proprio di paradigma nei confronti del fallimento di un imprenditore che negli anni era visto come un delinquente che voleva rubare soldi, oggi diciamo l'ottica è cambiata e già con i primi provvedimenti nel novembre del 2021, ottobre 2021, si è cominciato a capire che le cose stessero cambiando. Perché? Perché con il nuovo piano concordatario in sede fallimentare o comunque i piani di ristrutturazione si era arrivato a una considerazione dell'imprenditore come l'unico capace appunto di preservare l'azienda e di continuare a farla andare avanti con degli strumenti che lo Stato metteva a disposizione per avere poi dei forti sconti, soprattutto parliamo di sconti sulla propria situazione debitoria, perché altrimenti con le crisi degli ultimi anni sarebbe stato impossibile per la gran parte delle aziende riuscire ad andare avanti. Il 15 luglio appunto, come tu dicevi, sarà il punto di arrivo, no? Il punto di caduta di questo percorso che darà vita a dei nuovi strumenti che ovviamente, qualora ce ne fossero i presupposti, soprattutto il fatto che l'azienda, se dovesse fallire, non avrebbe gli stessi, diciamo, sarebbe peggiorativo per lo Stato poi rischiare di far fallire l'azienda, allora meglio sostenerla, ovviamente mantenendo quindi il tessuto anche economico, piuttosto che farla fallire. Quindi una legge che va verso l'imprenditore, cerca di aiutarlo, sostenerlo, ovviamente tramite soprattutto dei forti sconti e delle rateizzazioni del residuo. Infatti, Simone, allora vorrei sottolineare, chiaramente da un punto di vista giuridico parliamo di strumenti nuovi, quindi parliamo di alcune norme che stanno cambiando, il concordato, i piani di ristrutturazione dei debiti, Simone, però l'elemento proprio chiave, quello che veramente fa la differenza, qual è stato? Perché c'è comunque un elemento di rapporto con il fisco che fa la differenza. Sì, diciamo che ovviamente per poter arrivare a un percorso del genere c'erano degli ostacoli. Diciamo che il vero paletto che fino ad oggi era esistito era il fisco, vero e proprio in linea generale. Perché?
perché ogni possibile tentativo negli anni precedenti da parte dell'imprenditore di arrivare ad una transazione con il fisco, no? Quindi ad arrivare a una specie di accordo dimostrando le difficoltà dell'azienda e quindi chiedendo uno sconto, cadevano nel 99% dei casi nel nulla. Cioè qualsiasi proposta dell'imprenditore, o tramite il tribunale con un concordato, o tramite un piano di ristrutturazione, quindi con un accordo privato, arrivava sempre ad una risposta negativa del fisco, per cui all'imprenditore non rimaneva che fallire se era andato in concordato, o comunque rimanere con i propri debiti e fallire successivamente se aveva scelto delle altre strade extra tribunale. Quello che è cambiato è proprio questo, nel senso che il governo con queste leggi bypassa quella che è la volontà del fisco, e quindi di fronte ad una proposta, ripeto, o in fase di concordato o in fase di ristrutturazione, quindi fuori dal tribunale, qualora ci fosse e ancora ci sarà una risposta negativa da parte del fisco, questa risposta negativa può essere superata dal tribunale tramite un'omologazione del tribunale, quindi di un giudice che può forzare la volontà del fisco ed accettare la proposta dell'imprenditore. Quindi, Simone, un esempio. Per fare un esempio pratico, cioè numerico. Sì. Ok. Allora, ipotizziamo di avere di fronte un imprenditore che ha, adesso voto per pieno, 1 milione di euro di debiti commerciali, quindi con i fornitori, magari anche con le banche, con crediti chirografari, quindi vuol dire senza garanzie, semplificando, quindi un milione di euro con il fisco. Che cosa accadeva prima di questi cambiamenti che, ricordiamolo, governo Conte, quindi era la fine comunque del dicembre 2020, il 3-4 dicembre, che cosa accadeva fino a quella data? Cosa accadeva? Ripeto che in un eventuale piano concordatario o di ristrutturazione, l'imprenditore magari riusciva a trovare un accordo con le banche con cui aveva un debito chirografario, quel milione si riduceva a 250.000 euro, quindi aveva un bel 75% di sconto. Stessa cosa capitava con i fornitori, gli si dimostrava, dice: guarda, la mia azienda sta in cattivissime acque, o ti accontenti di questo 25%, altrimenti se mi fai fallire non riuscirai a prendere gli stessi soldi. Quindi posso aggiungere un aspetto, Simone? Sì. Ricordiamolo che quello che la riforma vuole sottolineare è la capacità dell'azienda di resistere, quindi vuol dire dare l'opportunità ai fornitori, è vero, magari di ridurre per il pregresso, ma continuare ad avere un cliente. Di avere continuità, certo, e di comunque prendere una percentuale di quello che, fallendo, non perché lo sappiamo benissimo che i fornitori sono i primi, ad esempio, che quando un'azienda fallisce non riescono a recuperare neanche un euro, così almeno in un tempo di 3, 4, 5 anni almeno riuscivano a recuperare un 25%. Quindi anche lì da un milione si arrivava a uno sconto del 75% e a dover pagare soltanto 250.000 euro. Arrivava la volta del fisco, dice: guarda, caro fisco, anche a te ti dico la stessa cosa, domani mattina se io dovessi fallire l'azienda non è patrimonializzata, non ha un patrimonio alle spalle con cui poterti pagare, quindi in caso di fallimento tu guadagneresti poco o nulla. Io ti faccio la stessa proposta che ho fatto alla banca, che mi ha accettato uno sconto del 75%, e ai fornitori, che mi hanno accettato la proposta del 75%. Mi accetti anche tu una proposta di sconto del 75% e pagamento del resto in 5 anni? Il fisco, dico 100 su 100, quindi il 100% delle volte, diceva no. Quindi tutta la fatica che aveva fatto l'imprenditore in un piano di ristrutturazione veniva meno e i debiti ovviamente tornavano tutti a milione. Se invece l'imprenditore, ahimè, era andato in concordato, addirittura arrivava il fallimento dell'azienda, perché era stato il fisco che si era messo di traverso e aveva rifiutato la proposta invece accettati dagli altri creditori dell'azienda. Quindi, Simone, possiamo dire che effettivamente c'è un grande cambio di passo, siamo di fronte alla possibilità di trovare un accordo a saldo e stralcio anche con il fisco. Ovviamente siamo andati nell'ordine del 75%, a seconda dei casi può essere il 70%, può essere l'80%, a volte può essere anche l'85%, fino anche al 90%. Diciamo che diamo sempre dei numeri che sono delle medie, poi i singoli casi fanno la differenza. Quindi una grande opportunità. Parlavamo però prima con Angelo che questa grande opportunità si porta indietro, guardando quello che sta accadendo nelle ultime ore, comunque un aspetto assolutamente negativo. Però vorrei lasciare la domanda ad Angelo.
Sì, grazie Carlo. Io faccio sempre la domanda proprio per comprendere, ok? Perché non è facile per chi legge comprendere. Questa mattina ho letto un articolo di giornale che diceva: si scrive crisi di impresa e di insolvenza, si legge codice della riscossione indotta. Cioè, sembrerebbe che si sta per introdurre un sistema di alert, articolo 25, eccetera, che portano poi a favorire un modello di riscossione. Siccome per me non è chiaro cosa significa questa cosa, io faccio la domanda proprio a te, Simone, dico: ma che cos'è questa cosa? Cioè, perché si scrive in un modo, se ne legge in un altro e può diventare uno strumento? Cosa aspettarci e cosa possiamo Allora, fare? una semplice premessa. Ricordiamo che proprio nelle ultime ore c'è stato un grande cambiamento, perché questi alert di cui stai parlando tu, Angelo, teoricamente dovevano entrare tra un anno e mezzo e 2. Ci sono stati vari rinvii. Invece, per far proprio partire il codice della crisi d'impresa il 15 luglio, proprio nelle ultime ore, ma magari qualcosa cambierà nelle prossime ore, sono stati introdotti direttamente a partire dall'inizio luglio. Simone, ne vogliamo un attimo parlare perché mi sembra il rovescio della medaglia di tutto quello che di positivo abbiamo detto fino ad adesso. No, ma infatti, diciamo, se questi sono gli aspetti positivi, diciamo che questa notizia ci ha lasciato veramente stupefatti, perché inserire questo sistema di alert in questo momento significa davvero sconquassare tutto il panorama imprenditoriale italiano, che già purtroppo. Mi permetto, in questo momento, e forse per essere più pratici, più concreti, possiamo dire con questi valori? Certo, infatti il discorso qual è? Cerco di semplificare. Cosa succederà dal 15 luglio? Che se l'azienda ha un debito con un'agenzia delle entrate e riscossione o agenzia delle entrate, se supera determinati limiti, ci sarà un alert. Quindi arriverà un alert e quindi una letterina da parte dell'agenzia delle entrate all'imprenditore che dice: guarda, tu hai superato questi limiti. Poi dopo diremo quali sono, perché altrimenti non si capisce. Quindi hai superato questi limiti, devi accedere a una composizione negoziata della crisi, quindi fondamentalmente a una procedura simil concorsuale. Se questa procedura non va come deve andare, l'azienda potrebbe, anzi sicuramente fallirà, quindi comincerà una procedura fallimentare, quindi significa il fallimento dell'azienda. Il problema qual è? Che se mentre con l'agenzia delle entrate e riscossione è già comunque sono limiti bassissimi, perché noi lo vediamo che ormai anche le persone fisiche si trovano sopra quella soglia, quindi il limite con l'agenzia entrata discussione è di circa 300 e 200 mila euro a seconda delle condizioni. Quindi Ricordiamolo, Simone, giusto per ricordarli, sono per le aziende società di capitali 500 mila euro. Ma questo perché? Perché è ovviamente il limite del fallimento. veniamo, come si dice, anche da un pregresso. Cioè, nel senso, stiamo parlando di crediti, debiti pregressi di almeno mezzo milione. Simone, ma che è un dato basso per certi versi, normale per un altro. Ma la cosa sconvolgente, perché Simone è sconvolgente, è il limite di nuovi debiti, quindi di nuovi accertamenti chiaramente scaduti, quindi per i quali non ho provveduto al pagamento. Simone, dillo tu l'importo per un imprenditore, società di capitali. 5.000 euro, Cioè, lo è so, qualcosa infatti, di... la gente potrebbe immaginare 50.000 euro, no, 5.000 euro, cioè l'alert scatterà per nuovi debiti superiori a 5.000 euro, cioè arriveranno alert anche per le multe stradali ormai, perché i 5.000 euro stiamo parlando di gente che ha preso qualche multa stradale, una cosa veramente incredibile. Non abbiamo avuto il tempo di discutere di questo con l'onorevole Maratti, ma veramente era una domanda da fare che... E non è possibile mantenere questi limiti e soprattutto questi tempi di entrata in vigore di questi limiti, perché cosa significa? Significa che il 90% delle aziende nel prossimo anno, anno e mezzo, si troverà costretto a fare una composizione negoziata della crisi o altre procedure concorsuali. Simone, ora, notizie di questi ultimi giorni, insomma, sono stime, ovviamente anche dovute al mancato pagamento della rottamazione ter da parte di centinaia di migliaia di imprenditori. Oggi non abbiamo occasione di parlare di un'eventuale rottamazione quater, però Simone, si parlava in questi articoli di giornale di un'azienda su due a rischio fallimento. Io credo
che con questi nuovi indici la percentuale si alzerà in una maniera clamorosa. Sì, si alzerà in una maniera clamorosa e, come dicevo prima, bisogna trovare assolutamente delle contromisure, perché così mandiamo un paese al fallimento, perché, come sappiamo, mandare al fallimento le aziende significa poi continuare a far perdere posti di lavoro poi ai lavoratori, e quindi è una situazione che deve cambiare. Noi ci faremo promotori, ovviamente, anche magari con l'onorevole Marattin, di proposte migliorative di questa situazione, perché, ripeto, l'alternativa è accedere aziende che accedono alle procedure fallimentari. Però noi sappiamo benissimo che, per esempio, chi ha delle esposizioni anche con le banche, comunque accedere a un concordato o a una composizione negoziale della crisi mette in cattiva luce l'azienda con le banche, le quali cominceranno a reagire. Parliamoci chiaro, il debito con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è stato il metodo in cui le aziende negli ultimi 10 anni, 15 anni si sono finanziate. Eliminare questa forma... Siamo in chiusura, Simone, mancano davvero pochissimi minuti. Ricordiamolo, è stato lo strumento principe di finanziamento, perché per ottenere un finanziamento dalla banca dovevo portare un business plan, chiaramente dei dati aziendali, portare delle garanzie, e a distanza di qualche mese spesso e volentieri mi sentivo dire di no. Con il fisco bastava non versare l'F24, andare chiaramente con un ravvedimento operoso piuttosto aspettare un avviso bonario e quindi procedere con una giusta rateizzazione. A questo punto, Simone, voglio terminare così come abbiamo iniziato, perché manca davvero un minuto, quindi andiamo in chiusura. Simone, network dei commercialisti, questa è la grande occasione per i commercialisti di poter dare nuovi servizi, aiutare i propri clienti. Due parole e siamo in chiusura, Simone. Sì, questa è l'occasione unica per aiutare i clienti, ma soprattutto aiutare se stessi, perché ricordiamolo che i primi responsabili, nel caso in cui arrivassero questi alert e le aziende dovessero fallire, sarebbero proprio i professionisti che poi assistono le aziende come sindaci o comunque come organi delle aziende. Per cui questo è il momento per i commercialisti poter risolvere il problema dei loro clienti imprenditori, ma anche in molti casi di se stessi, perché potrebbero trovarsi coinvolti dal 15 luglio in poi in situazioni in cui nessuno vorrebbe trovarsi loro malgrado, perché magari loro hanno fatto tutto quello che devono fare, ma l'azienda, non riuscendo ad andare avanti, coinvolge anche loro in questa procedura. Allora, Simone, Angelo, grazie mille. Oggi, insomma, è stata una puntata davvero interessantissima. Ovviamente da qui alla prossima puntata prepareremo tutto il materiale, perché questo 15 luglio, che davvero alle porte, farà la differenza per centinaia di migliaia di aziende. Simone, e probabilmente, non voglio esagerare, ma dico anche per almeno un centinaio di migliaia di professionisti, perché tra commercialisti, revisori, sindaci, diciamo che le responsabilità, purtroppo con queste nuove normative, diventano sempre più consistenti. Bisogna correre ai ripari, metterci insieme e risolvere i problemi degli imprenditori, perché ricordiamolo, questa è la nostra filosofia, riteniamo che siano davvero l'asset principale della nostra economia. Salviamo posti di lavoro, salviamo le aziende e facciamo in modo di far ritornare gli imprenditori, degli imprenditori liberi e dei contribuenti sani. Grazie mille, Simone, grazie mille, Angelo. Ciao Carlo, ciao Angelo. Ciao, alla prossima. Grazie a tutti. A voi.